Ora che abbiamo ottenuto anche un nuovo potenziamento e abbiamo fatto fuori un altro dei membri principali della gang di Mercer, andiamo a vedere cosa vuole Padre Guerra. Eccoci qua. Aspetta, dove si trova la scatola? Di qua. Qua, in mezzo ai cespugli è morto sto poverello. Ce ne mancano solo due, dai, così ci prendiamo un potenziamento. Che potrei volendo anche mettermi a cercare, già che ci siamo. Allora, uno non è lontano, potrei andare a cercarlo. E infatti l'abbiamo già adocchiato. Trovato, è stato facile. Il prossimo invece si trova da queste parti. Eccoci qua, credo di averlo già, esatto, intravisto qua. E che potenziamento otteniamo? Quello della difesa, vabbè, ci sta, ci sta. Devi i proiettili delle armi di fuoco di piccoli calibri. Ci sta, non è male. Il danno a causa dei nemici. Beh, oddio, mica male neanche questo. D'accordo, prendiamo meno danno. Poi i proiettili ci pensiamo. E neanche a farlo apposta, qui c'è anche un'attività in corso. Extra covo, se avvicino a un covo ci sono due covi da trovare nel distretto, distruggili, una mutazione estremamente potente. Beh, che dire. Io intanto mi prendo i pugni martello. E ci penso io a voi. Con un solo colpo. È stato facilissimo. Tranquilli, non è successo niente, ragazzi. Non è successo niente. E anzi, visto che si sono allontanati tutti, è stato più facile mangiarsi lui. Ah, è il proseguimento della missione della volta scorsa. Però prima entriamo qui. Non mi piace quando non mi invitano alle feste. Mi toccherà imbucarmi. Sì. E io intanto mi libero di tutto questo covo. Vieni qua tu, che ho da mangiarti. E abbiamo ottenuto un po' di punti. Palla di cannone, addirittura un trofeo. Perfetto. E il primo covo è stato sistemato. Madonna, sono un sacco di punti fare i covi. Assolutamente, da fare. E con questa seconda missione, che potenziamento otteniamo del predatore? E tra l'altro c'è anche un'altra schedina da andare a cercare qua. Ottieni massa usando attacchi corpo a corpo contro i nemici. Mentre questo altro 25% in più quando li consumo. Ed ecco un'altra scatola nera. Eccone un'altra. Altro potenziamento per il lanciarazzi. Oggi tutti i potenziamenti ci facciamo. Anche perché quello del lanciarazzi è molto utile, soprattutto contro gli Hydra. Altra scatola nera. Ed ecco anche l'ultima scatola nera di questa zona. Che potenziamento ci prendiamo? Quello d'attacco. Molto utile. Molto molto utile. Perfetto. Aumenta il 10% i danni inflitti con gli attacchi aerei, che non sarebbe male. Velocità e danno inflitto dal lancio pure non sarebbe male, soprattutto per gli elicotteri, ma anche per l'idra. 25 della portata del distruttore, non male. Ah, questa era contro i militari e questa era contro gli infetti. Beh, quello del lancio non sarebbe male, però facciamo anche gli infetti, dai, che è 10%. Non è granché, però buttalo via. E rieccoci da Padre Guerra. E la gente continua a spaventarsi ogni volta che ci trasformiamo. Padre, è lì. James, stavo giusto per chiamarti. Immagino. Ma la Blackwatch sta per rilasciare una cura chiamata White Light. Se ne occupa il comandante Gallagher. Darò un'occhiata. Grazie, padre. Grazie a te, James. Mi hai ricordato cosa è in grado di fare l'umanità. Già, che grandi cose possiamo fare. Pensavo che avrebbe detto una frase che tipo, che Dio ti benedica. E lui diceva, sì, come no. Finirò all'inferno di sicuro. Comandante Gallagher, qui Red Crown. Gli infetti hanno il controllo dei punti. Dobbiamo andare all'alto. Domanda. White Light pronto al rilascio? Passo. Ricevuto, Red Crown. Abbiamo pronti dei candelotti di White Light. Sgombreremo la strada, passo. Promette male questo White Light. Esatto. In quanto ci fai che adesso ce lo lanciano addosso? Da quella parte, là in mezzo, proprio dritto. A tutte le unità, qui Red Crown, rilascio del White Light in corso. Ok, speriamo che però non ci sgamino immediatamente appena lo lanciano. Dove dobbiamo andare?
Ah, siamo proprio arrivati, perfetto. Credo che siano qui nel vicolo. E credo che la cosa non sarà buona per noi. Red Crown, qui il comandante Gallagher. Il White Light è stato diffuso nella griglia 07. Procedo a iniziare il test. Eccolo lì. Ricevuto, completate il test e continuate con la griglia 08. Passo. Ricevuto, Red Crown. Facciamo finta di nulla. Beh, oddio, in realtà... Madonna mia. Non dovresti provare a fare questa roba a uno di famiglia. Aha. Sapevo che avrei incontrato uno di voi. E allora andiamoci a fare una passeggiata in famiglia, come fanno tutti i bravi fratellini. Gallagher è infetto. Ricevuto, Cottonmouth 2-1. Confermare stato di Gallagher. Passo. No, cavolo, non devo usare i martelli. Ricevuto 2-1. Attendete, passo. Se uso il calcio però posso andargli addosso più velocemente. Però sta andando troppo lontano. Gli obiettivi sono sulla strada. Entrambi gli obiettivi sono precipitati a livello stradale. Ripeto, i bersagli sono a livello stradale. Dai, tranquillo. Zona sbagliata. Dove sta? Che fa? Si è incastrato. Si era incastrato in questa zona il fra. Vabbè, qua. Muoviti, va. Facciamola finita io e te. Non sei migliore di quegli umani. What the? E lo taglia a metà. No? Ah, invece è andato a... Ok. Ho capito il tuo giochino. Vuoi lanciarmi Alex contro Spencer l'elicottero? Non tollera la disobbedienza. E nemmeno io. Allora, bello. Direi che è ora di abbattere. Distruggere l'elicottero con Gallagher usando la capsula del lanciarazzi, ok? Che vorresti fare ora? Questo voglio fare. Fermo, che stai facendo? Ti rubo il lanciarazzi. Ho bisogno però di andare in una zona un po' più ampia. Ecco qua. Dove sei? Addio Gallagher. È l'ora di fare a botte ora. Sì, che show off che sei. Sai che ho ancora un lanciarazzi, vero? Ma perché tutti voi avete... Pagherai questa bravata con il sangue, Heller. Avete il... le lame fighe, io c'ho solo gli artigli. Prendilo. No, zona sbagliata. Zona sbagliata. Sto combattimento mi sta piacendo. Se implorassi, Mercer preso. Potrebbe anche perdonarti. Prendilo e gli spaccagli il collo. Tra l'altro dammi un secondo. No, questo lo teniamo e questo lo togliamo. Dov'è? Kaboom! Non hai idea di quello in cui ti stai cacciando. E tu invece non hai idea di dove finirai. Stronzo. Dunque, vorreste dire che il White Light può mutare? No, no, è altamente variabile. Non muta da solo, ma possiamo trasformarlo. D'accordo, ma in cosa? Lei non ha capito. Non si trasforma in altre sostanze, ma può assumere delle nuove proprietà. Fare cose per cui non era stato progettato. Vuole dirmi che possiamo dargli dei nuovi effetti collaterali? Esatto, intendevo proprio quello. Interessante. Quanto bianco però. Ti giuro che ogni volta che ci sono ste scene mi spappola gli occhi sta roba. Oh, e finalmente l'ama fu. Ora facciamo un po' di danni.
Mamma mia, finalmente! Quanto tempo ci è voluto per avere sta maledettissima lama? Quella è proprio violenza gratuita. lo so. Vieni qua. Ecco fatto. Non c'è più nessuno ora. Se prima con il tentacolo e l'artiglio potevamo tagliare via un braccio, vorrei vedere cosa fa con la lama. Magari lo taglia direttamente a metà. Sarebbe instakill in sostanza. No, ne dubito che con quelli grossi instakilli, però non sarebbe male. Allora, che cosa possiamo avere? Movimento, salute, mutaforma, massa, distruttore e capobranco non vengono interrotti dagli attacchi nemici, non male, per aggiungere un maggior danno potenziale. O salute o massa. Massa, dai. Padre, quel comandante del programma White Light pare che sia uno degli evoluti di Mercer. Era. Degli evoluti? Ma perché dovrebbero volere una cura? Non lo so, sarebbe l'unica cosa che potrebbe abbattere gli infetti e Mercer la sta proteggendo. Non ha senso, dobbiamo capirci qualcosa prima che sia troppo tardi. Beh, non c'è molto da capire, ti hanno appena spiegato che quella cura può mutare come vogliono loro in sostanza. Può avere effetti che non erano calcolati. Che succede qua sotto? Ah, c'è un amico di quelli giganti, allora aspetta, voglio provare la nuova combo. Sì, taglia comunque il braccio. Ecco qua. Sacche. Tagliato a metà, bellissima questa. E ora però leviamoci dalle palle. Tutto a posto, soldati. Nulla di sospetto. Che succede? Cosa succede? C'è ancora il... A parte che distanza si è fatto il tentacolo, però... C'è il braccino che è un po' impazzito, eh. Oh, c'è anche una scatola nera. Ma oggi tutta una giornata di collezionabili e potenziamenti, eh.